La questione è questa. Quando si parla di migrazioni, c'è chi si crogiola nel racconto del dramma e chi vuol sentir parlare solo di eccellenze, di biografie fuori dall'ordinario. Che cosa rimane esclusa? La normalità. Youssef, da cui vado a comprare il pane, Juana, che fa la cassiera in un supermercato, Jason, che vuole fare l'architetto, e Alina, che non sa che cosa vuole fare nella vita. In realtà non sa neanche se vuole rimanere in Italia. Il paese che l'ha vista crescere ma non la considera ancora italiana. Quel vivere fianco a fianco, giorno per giorno. Normali. Le storie che stiamo per raccontarvi sono italiane, ma potrebbero tranquillamente svolgersi in Grecia, Austria, Ungheria. In tutta Europa ci sono uomini e donne che hanno una storia che inizia in una parte del mondo e continua in un'altra. Siete stufi di sentir parlare di cittadinanza, vero? Lo so. Però la noia è il prezzo del privilegio. In Italia i figli degli immigrati sono ancora lì, fermi, immobili. Alcuni di loro non si fanno più chiamare seconde generazioni, ma afro-italiani, sino-italiani, minoranze. Tutto si trasforma, tutto evolve, tranne la legge. Posso dire ostacoli. È come se fosse una gara impari, che le regole cambiano, quindi regole, però non le regole chiare che tu sai e agisci. All'inizio non era un'esigenza, nel senso che quando sei un ragazzo cresci, ma nemmeno ti fai, forse io non mi facevo nemmeno troppe domande, nel senso che il senso civico e l'identità erano al di là del passaporto che uno ha. E crescendo in un paese che poi pian piano senti tuo, è ovvio che partecipi alla vita di tutti i giorni, quindi cresci con i tuoi compagni. E vai alle prime manifestazioni, fai le prime assemblee, e ti formi proprio come cittadino, quindi con una tua coscienza, con una tua idea politica, una tua consapevolezza della partecipazione. Io adesso ho la cittadinanza italiana e sono arrivata da piccola in Italia, che dalla ex Jugoslavia, era allora la Jugoslavia, e siamo venuti per il lavoro di mio papà e dovevamo rimanere in Italia per 4 anni. Solo che, insomma, come spesso succede nella vita, quello che ti programmi di fatto non avviene. Tanto sta che verso la fine dei 4 anni scoppiò la guerra nella ex Jugoslavia e quindi noi non siamo più tornati e siamo rimasti qui in Italia. Ma guarda, io no, diversa. Io sono nata a Roma da genitori sudamericani, mio padre è peruviano e mia madre è argentina. Sono venuti che avevano loro poco più di 18 anni. Mia madre ha fatto sì che io richiedessi facessi domanda per ottenere la cittadinanza al compimento dei miei 18 anni. E io da lì, dopo circa un annetto e mezzo, ho avuto la cittadinanza italiana. Ero nel permesso di soggiorno dei miei genitori, che tuttora loro hanno ancora il permesso di soggiorno dopo più di 30 anni, 40 anni che stanno qua, adesso stanno avviando le pratiche per la cittadinanza. C'è un
una grossa ingiustizia di fondo, cioè proprio a parte il quello che l'Italia si perde, perché si perde tutta una serie di cittadini entusiasti di esserlo, cittadini italiani, e li rifiuta in base all'origine dei genitori. E questo rifiuto, questa continua esclusione da parte dello Stato di una parte della popolazione che sta crescendo, insomma, porta a delle perdite da una e dall'altra parte. È importante, secondo me, poter avere questo riconoscimento, avere la cittadinanza durante il percorso scolastico. L'ottenimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni sono troppi perché appunto a 18 anni il ragazzo, la persona che può avere diritto appunto ad ottenerla, ha già fatto un suo percorso di crescita e quindi appunto di identità, di riconoscimento di se stesso. Quello che ci è stato sempre ripetuto era: è una battaglia giusta, è giusto combattere per questo diritto, e perché effettivamente c'è un'ingiustizia di fondo, ma non è il momento giusto. Ecco, io questa cosa proprio non l'ho mai capita e mai la capirò, cioè non esistono momenti giusti o sbagliati su un'ingiustizia. Se è una cosa ingiusta, è ingiusta oggi, come lo era ieri, come lo è domani. E quindi se va cambiata, va cambiata il prima possibile. Probabilmente perché siamo in Italia e quindi è come se prima di riuscire a cambiare le cose ci voglia tanto tempo. Ho questa percezione, ho sempre avuto questa percezione dell'Italia, c'è una sorta di immobilismo quasi, è come se è tutto immobile, cioè non c'è una spinta reale al cambiamento, io non l'avverto questa spinta al cambiamento, e quindi non credo che la classe politica di suo possa veramente cambiare le cose, insomma. Sembra, come dici tu, che tutto sia immobile, che non si possono cambiare le cose, dalla più piccola, proprio dalla più piccola, come pulizia generale, insomma, i mezzi che arrivino, non dico puntuali, ma che arrivino, e diciamo dalle cose piccole alle cose grandi. In realtà, per l'esperienza che ho avuto io dell'attivismo riguardo alla riforma della legge sulla cittadinanza, per quanto non ha portato al risultato, mi è servito a capire che anche se non votavo, la mia opinione contava, e il mio auto-organizzarsi con altre persone che la pensavano come me poteva portare un cambiamento sia nella percezione di un figlio dell'immigrato e sia nell'esprimere questo concetto e fargli rendere conto che il problema esiste. I miei figli sono assolutamente italiani, con la consapevolezza che i nonni non sono italiani, sono sudamericani, hanno la curiosità di andare sicuramente in Sud America. Comunque io ho avuto i genitori che sono praticamente cresciuti qua, quindi sono stati, è vero che sono nati e diciamo cresciuti in Sud America, ma sono venuti in Italia che erano proprio dei ragazzi. Mi piacerebbe proprio che loro, ritornando nei posti della loro infanzia, mi raccontino, no?
che cosa si ricordano di quel luogo, che cosa ha rappresentato. Ecco, mi piacerebbe fare questo viaggio in cui loro mi portano a vedere i posti, le case dove avevano vissuto, e, insomma, i ricordi, ecco, dei parenti. Ecco, il Perù mi affascina tantissimo, lo vorrei proprio andare a visitare con mio padre. Io penso che la cultura non possa essere qualcosa che tu trasmetti come se fosse uno zainetto che porti sulle spalle da dare poi ai tuoi figli. La cultura è un insieme, ritengo che sia un insieme di fattori, soprattutto si modifica, è qualcosa che vedo un po' in maniera fluida. Alcuni temi, cose che ho vissuto io, sì, posso trasmetterle ai miei figli e in ogni caso loro decideranno come prendere quello che io gli voglio trasmettere e non sarà la stessa cosa. È giusto che sia così, è proprio questa poi la ricchezza della cultura, no? Che ognuno la vive e poi a sua volta la trasmetterà apportando quelle che sono la propria sensibilità, la propria interiorità, e quindi credo che sia giusto così. Pensate, secondo un sondaggio di Chuck Migration, per il 70% degli austriaci, un fattore importante per essere riconosciuti cittadini è conoscere il tedesco. Nel 2017 ci sono state più di 9.000 naturalizzazioni, cioè persone di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza austriaca. Un terzo di loro era già nato in Austria e metà di loro aveva meno di 25 anni. Quindi i nuovi austriaci erano già in Austria. Un racconto europeo è quello che ci serve. Mostrare la varietà di percorsi che può prendere la vita e mettere insieme i punti in comune con le diverse esperienze. Ricordarci prima di tutto che siamo donne e uomini con storie che meritano una narrazione onesta. E che viviamo in un continente che ha saputo combattere l'odio ogni volta che ha provato ad avvelenarci.